No, dai, io sono il figlio, no. Guarda quanto sono brutta. Prepartita, Cizia, te sa che... Oh, scusa! Eccolo, grande medico! Allora? Adesso è da cambiare. Grande. Si mette il pigiama. Pigiama numero 19. 19. Senti, che previsioni c'hai per questa partita? Guarda, stasera in onor mio dovete fare, non dico 3-0, ma 3-1, al massimo 3-2, come avete fatto fuori casa. Guardate più, non ve concedo. Per te faremo questo e l'altro. Ecco, siamo contenti. Te, Fra, che dici, Fra? Bah, io... Una bella schiacciata da Marco. Una da centrale, se vado a giocare a centrale, quel ragazzetto no, quello da laggiù. Centrale. Sì, sì. Quello lì. Qua siete piccolo, infatti. Poi ancora. Io non conosco tecnicamente la squadra, quindi non so che livello. Non mi posso sbilanciare per il momento. Spero di dare il massimo, che tutti quanti contribuiscono alla vittoria, insomma. Sì. Grazie. Thank you.
dimmi, che ti è sembrata questa partita? Guarda, gli ultimi 3 punti sono usciti proprio. No dai, gli ultimi 10 punti. Beh, complimenti. Tu Lorenzo, dimmi. Sei delle pippe. Eh? Sei delle pippe. No, quindi niente, il primo set alla grande, quindi pensavo che vincevate la partita benissimo. Poi invece secondo, terzo, quarto set. Abbiamo perso la nostra partita. Primi 2 set combattuti, uno pari giusto, ha giocato bene le due squadre, poi ci abbiamo provato, poi alla fine ha giocato di troppi palloni, loro sono convinti. Poi ci ho messo pure del mio inizio del quarto set. È finito 3-1. Mi spiace perché era questa era la mia 30ª partita ufficiale da giocatore di Spikers. Avrei voluto vincerla. Pazienza. Sarà per la prossima. Beh, sicuramente sarà una partita differente da quella a Subiaco, fuori casa, dove abbiamo dato veramente lì il massimo. Qui non c'è stato quella forza che abbiamo avuto in trasferta. Non ha funzionato quasi niente, dalla ricezione, la difesa, le alzate, tutta una catena di attacchi, quindi abbiamo tirato fino all'ultimo perché i parziali sono stati lunghi, però non ce l'abbiamo fatta. Una partita di merda. Perché? No, no, non posso parlare veramente. Ah, sono in silenzio stampa. Silenzio stampa per forza, poi ho già fatto il commento negli spogliatoi, potevi venire là. E che te devo dire? Partita che si era prospettata bene. Purtroppo è finita male anche in un modo un po' inspiegabile, un po' strana come andazzo del match. Cioè, la mia deprestazione non mi sono piaciuta anche abbastanza, però purtroppo hanno perso e alla fine ne ha avuto più fa. E vabbè, comunque abbiamo finito il girone, 9 punti in 8 partite. Continuiamo così, andiamo a fare altre 6 partite. Buonanotte e buona magnata.